Ciao ragazzi, nuovo video spesa, cibi da frigo, poca roba sia al Lidl cibi alimentari e al Penny poca roba da frigorifero. Mi sono messa questa maglietta regalata da mia madre, ci vorrebbe una cintura ma non ce l'ho, quindi la tengo così. Fucsia, bellissima, veramente bellissima, con le spalle scoperte perché potrebbe stare anche con le spalle così, è bella anche così, la tengo così. Ed è bellissima questa maglia, volevo farvela vedere, sto mettendo tutto quello che ho nell'armadio. Fucsia poi è un colore bellissimo. Meraviglioso, adoro, grazie mamma per il regalo. E questa collana qui l'ho già messa un sacco di volte, capelli trucco marrone, ok, iniziamo subito. Allora, pancetta dolce questa qui, al Lidl, ma c'è anche al Penny, la stessa marca questa qui, due confezioni sia dolce che affumicata, per fare la pasta con le zucchine, la pasta con gli asparagi, ho preso anche gli asparagi, li ho sbollentati congelati, ho preso Wurst al Penny 12 nella confezione famiglia, li ho già congelati, ho preso i pomodori a grappolo 99 centesimi, le mele e le banane ve le ho già fatte vedere, mi sembra nell'altro video ieri che l'ho già caricato, stronghino italiano da Lidl, questo qua salame, buono, buono, al Penny questi qua erano in offerta, non c'erano più i birachini, ho preso questi qua che erano in offerta, sono buoni. Le zucchine 99 centesimi sono queste qua, mi piacciono più quelle scure che quelle chiare. Poi avevo preso questi qua al Penny perché lo yogurt al caffè non c'era più, quello che prendo di solito. Questa mousse raspberry è buonissima, c'è cioè sia alla fragola che appunto al lampone e alla ciliegia. Questa qui i pezzi più grossi, è strano che mangio le mousse perché queste qua hanno i pezzi, però comunque mi piace. Questa qui più o meno con le ciliegie, questa qua raspberry è buonissima. Provatele queste qua al Penny se avete il Penny dalle vostre parti. Questa qui raspberry e i pezzi piccoli, questa qui con le ciliegie e i pezzi un po' più grossi. E c'è anche con le fragole. Poi ricotta, l'avevo presa anche al Lidl ma costava poco, entrambe sia al Lidl che al Penny, ma scadeva il 7 di luglio. Questa qui scade il, ve lo dico subito, il 9 più o meno, scadeva tutto a luglio quindi devo fare attenzione. Ci sono delle ricette sia dolci che salate da usare, dove usare la ricotta, io poche volte la compro la ricotta perché non mi fa impazzire, ma qualche ricetta richiede la ricotta, io la compro. Ho comprato due pasta brise rotonda del Penny, questa qui buonissima che ho già comprato un sacco di volte, morbidissima, non di marca fior di pasta, ma chi se ne importa della marca. Pasta sfoglia rettangolare, appunto, buona anche questa qui. Due di questi formaggi spalmabili, freschi, che compro sempre tipo Philadelphia, ma non di marca, per fare il cheesecake, che l'ho comprato, appunto, lo voglio anche fare. Le fragole le comprerò un'altra volta, perché non le ho comprate ieri. Ho preso anche le mozzarelle, queste qui, confezione da 4, voilà. Buone, non come le campane, ma sono buone anche quelle. I soliti yogurt, questo qui amaro al cioccolato, ma abbastanza buono. E questo qui, poi anche la crème dessert, se la trovo ve la faccio vedere, sempre le stesse cose. Questa qui la compravo già altre volte, lo sapete. E poi c'è questo qui, cream pudding dolcissimo con vaniglia bourbon. Al Lidl c'era anche il gelato, la vaschetta alla vaniglia bourbon, però non l'ho comprato. Al Lidl c'erano un sacco di gelati in offerta, soprattutto i biscotti che li ho presi, quelli solo al gusto vaniglia, biscotto gelato tipo cucciolone, ma non è cucciolone. E ho preso c'erano anche i coni, i cornetti, diciamo così, alla ciliegia, ma non li ho presi, erano in offerta, ma non li ho presi. Al Penny, un'altra cosa, ho preso questa qui per fare le lasagne, che prima o poi farò la pasta in casa, ma invece di comprare le lasagne quelle secche praticamente, ho preso queste qui che sono fresche, c'erano anche ruvide, ma a me piace sottile e quindi lisca, sottile, 12 sfoglie, trafilate al bronzo, lasagna all'uovo, così ho la besciamella, la faccio in casa con la farina e il latte o con il burro e il ragù lo faccio in casa con la carne macinata, sugo di pomodoro perché me l'ha insegnato Milena, XL Chibiusa e ho imparato a farlo, grazie Milena. Poi al Lidl ho comprato questa pasta qui nel banco frigo, c'erano anche le merendine tipo Kinder fette al latte al Lidl, ma non le ho comprate perché non erano in offerta, forse sì, ma mi sono dimenticata di prenderle. Paccheri questi qua al Lidl, poi ho preso i soliti yogurt che prendevo da anni fa al Lidl, questi qua piccoli da bambina, però mi piacciono. Il mascarpone ne ho prese due perché voglio fare appunto sia il tiramisù che altre ricette dove serve il mascarpone, tra cui la cheesecake con le fragole, quando comprerò le fragole. Altro yogurt, questo qui c'è anche poi quello con l'orso, questi qua sono due uguali, ho preso anche quello con l'orso, sempre così, mascarpone in offerta questo qua a Merivio e poi ho preso al Lidl due yogurt che scadono il 7/7/2020, questo qui al lampone che compro sempre, non ha i pezzi, è cremoso, è enorme da 1 kg e anche alla fragola che scade sempre presto, il 7 luglio, entrambi gli yogurt scadono il 7, Milbona questo qui. Da 1 kg enorme e basta. Le banane le ho prese al Penny ma sono verdi,
ve le faccio vedere. Voilà. Mi sembra che roba non da frigo, ve l'ho già fatta vedere in due video spesa, uno l'ho caricato nel Penny, l'altro al Lidl lo caricherò, poi ne ho altri ancora delle settimane prima di ieri e di oggi avevo altre video spesa da caricare, li caricherò anche se sono in super ritardo. Ho caricato il video spesa del Penny prima di questo video e poi ho comprato anche, mi sembra, al Penny questo lievito qui nel banco frigo, lievito nel panetto, 42 grammi. E questo qui originale, entrambi vanno bene sia per fare la pizza sia per fare il pane. Io ho un sacco di farina e quindi usiamo il lievito per fare appunto i panificati, il pane, pizza e tutto di più. Mi piace un sacco sta maglia, appena esco di nuovo magari per qualche serata quando andrò di nuovo a ballare, non so quando andrò a ballare, ma vabbè, me la metto perché mi piace un sacco. Magari mi metterò una cintura nera qua perché serve una cintura per stringere un po'. Però è bellissima con le spalle scoperte, così molto sensuale, stupenda. Mi sono fatta un sacco di foto. Bellissima. A presto ragazzi. Ciao. Adoro fare i video spese, adoro comprare.